Qual è il disagio che prova un giovane gricignanese? E il disagio è quello di essere relegato ai margini di un bar. Gricignano non abbiamo niente se non qualche spazio verde, che come la villa comunale viene aperto sporadicamente. Un altro spazio verde è quello che abbiamo vicino alla chiesa, ma il giovane oggi a Gricignano non ha nulla, veramente nulla di cui poter usufruire. Ad esempio noi si nota la mancanza di un forum, si nota la mancanza di strutture proprio per i giovani, per l'accoglimento dei giovani, per sviluppare soprattutto la creatività e le idee dei giovani, che per fortuna possono godere di tante associazioni, ma non basta. Le istituzioni devono impegnarsi per dare una spinta alla gioventù, per fare in modo che la gioventù, soprattutto la gioventù gricignanese, perché oggi di Gricignano parliamo, non sia una semplice gioventù abbandonata a se stessa, ma possa sentirsi sempre di più possiamo sentirci sempre di più cittadini italiani. Oggi a Gricignano, ma come in molti altri paesi dell'agro aversano, in cui purtroppo stiamo pagando la cattiva gestione dello Stato, che non ci ha mai dato niente, ci ha negato sempre i diritti, purtroppo dobbiamo, per così dire, arrangiare, dobbiamo arrangiarci e dobbiamo cercare di dare il nostro meglio adesso per crearci qualcosa di nostro, perché noi non abbiamo mai avuto nulla e lo Stato non ci ha mai dato nulla, quindi dobbiamo cominciare soprattutto con le istituzioni locali a rilanciare una politica fatta per bene, soprattutto per i giovani. Io voglio cogliere l'occasione, perché una delle proposte di Arcade che vuole fare è quella di aprire, di fare un forum giovanile, di avvicinare i giovani alla politica e alle istituzioni. La politica è importante, la politica è importante per costruire spazi nostri ed è importante per il nostro avvenire. Quindi anche in questo voglio fare un appello all'amministrazione affinché ascolti le nostre parole, ma soprattutto un appello ai giovani affinché riusciamo a convogliarci, riusciamo a riunirci, riusciamo a dialogare per il nostro futuro.